Guardiamo per curiosità, spesso e volentieri si dice: Madonna, quanto ci può volere ricaricare una vettura elettrica? È difficile arrivare totalmente scarichi a quello che è un punto di ricarica. Avevamo il 16%, ora siamo già al 18% dopo un minuto che abbiamo inserito il capo di ricarica. Andiamo a vedere con la nostra Opel Corsa elettrica, una vettura utilitaria, classica, da 100 kW in potenza continua. Come possiamo vedere, in questo momento siamo al 19%, andiamo a 92 kW in potenza di ricarica. Come sapete bene, le vetture elettriche hanno una curva di ricarica, quindi partono più veloci per quanto riguarda la bassa, quando siamo, diciamo, scarichi con la vettura. Piano piano va a bassa, vai. Più che la vettura è carica, più che la velocità va ad abbassarsi per quanto riguarda la ricarica stessa, quindi va a aumentare volendo quello, la tempistica di ricarica. Giro. In questo momento siamo a 93 kW in potenza di ricarica al 21%. Dopo 11 minuti, 12 minuti, siamo già arrivati al 52%. Come vedete, la percentuale è questa, 52%. La velocità di aria sta scendendo rispetto ai 92-93 che eravamo precedentemente, siamo a 73. Questo perché, come vi dicevo, la velocità di aria si abbassa più che va a aumentare quella della percentuale di carica della vettura. Però, per dirvi, abbiamo già immagazzinato 16 kWh in 12 minuti e siamo già al 53%. Andiamo a vedere un secondino la situazione. Siamo quasi a 18 minuti, abbiamo già inserito 22,32 kWh, siamo al 67%. Come vedete, la velocità di aria sta abbassando, siamo a 56-57 kW in potenza continua. E per riprendere anche un po' quello che disse Pieraccione in un video, e oddio, ho la vettura elettrica, ho un problema, ho la sesta male, come fa arrivarci? Con 18 minuti abbiamo messo talmente tanta di quella corrente che la zia potrebbe essere benissimo a 150 km abbondanti da casa. Questo è per farvi vedere, insomma, la velocità di aria ad una vettura elettrica non è assolutamente un pensiero o un problema. 18 minuti, dal 17 siamo già al 68. Abbiamo superato l'80% in 25 minuti, continuiamo ad andare sempre oltre i 50 kW, quindi è importante per noi. Abbiamo un'Opel Corsa elettrica, arriva a 100 kW in potenza continua, avere già una potenza di ricarica tramite colonnina già superiore a quelle sono i 50 kW delle vecchie Enel X che possiamo trovare al giro. Ahimè, ce ne sono ancora tante e speriamo che non ne installino ulteriori rispetto a quelle con maggiore potenza. Come vedete siamo all'82%, continuiamo ad andare non troppo, ma sopra i 50 kW in potenza. Altro step, siamo arrivati al 90%, abbiamo già incamerato quasi 33 kWh, come vedete la potenza di carica è scesa. Difatti è sconsigliato andare troppo oltre, soprattutto per i viaggi, fermarsi all'80-85% e ripartire, a meno che magari non siate a fare una sosta, pranzo, cena, colazione, insomma una sosta un po' più interessante, un po' più importante. Abbiamo superato da poco i 31, siamo quasi a 32 minuti con 33 kWh incamerati. Ottimo, ottimissimo. Ora arriviamo fino. Continuiamo un altro po', dai. Siamo arrivati quasi a conclusione, in 40 minuti siamo arrivati al 98% partendo dal 16% con quasi 37 kWh inseriti. Sempre 25,5 kW di potenza continua. Mi ero distratto! Conclusa la ricarica in 33 minuti e 40. Sessione terminata.
Signorina, abbiamo concluso, eh? L'ho fatto io il pieno. Lo so, l'ha fatto te. Come si sta? Puoi già staccare, vedi? Vedi questa. Non c'è una stanghettina rossa, ti dice è bloccato, la puoi staccare. Tira! Brava! Oggi abbiamo fatto anche scuola guida di riaria nella vettura delle tre. Però chiudi lo sportellino, Così è a posto lo sportellino. Quindi rimetti la guarnizione. Fa un pezzo o è uguale? È uguale, uguale. Va piano! Pazienza, ci vuole pazienza. Va? Pronta? Io sono pronta. È pronta. Ed eccoci ragazzi a visionare un po' quelli che sono i dati che abbiamo raccolto. Innanzitutto scusate, era 44 minuti non 34, la conclusione dal 16 al 100%, ho letto fischi per fiaschi, comunque sia, il risultato era anche ben visibile per quanto riguarda lo schermo del caricatore. Come dicevamo, 44 minuti 0-100, ma sempre lo stesso 16-100%. Anche, come dicevamo anche poc'anzi, è sconsigliato arrivare al 100% perché le tempiste vanno ad allungarsi. In questa lipe aggiungo anche un dettaglio che credo sia importante. Andiamo a vedere. Curiosità che avevo, vedere al massimo potenziale quanto ci potesse volere per arrivare a compiere il 16% con il quale eravamo arrivati alla colonnina la settimana scorsa. 35%, siamo arrivati qua che era il 19%, siamo già superati, ora siamo al 36%, 7 kWh in 5 minuti. Quindi volendo potremmo aggiungere 5 minuti e quello è il dato che abbiamo raggiunto per lo 0 al 16% con il quale siamo arrivati qua. Che poi è impossibile, insomma, ovvio, impossibile no, ma sconsigliere proprio allo 0. Come avete visto, ho aggiunto anche quello è il 0,16%, andando a caricare dal 19% fino al 35%, abbiamo visto il 16% in quanto lo fa in 5 minuti. Considerate anche che ci mette sui 30 secondi, un minutino meno, 30 secondi, per andare il caricatore, per andare alla potenza massima, insomma, disponibile per quanto riguarda o la vettura o il caricatore stesso, insomma. Il tempo è veramente brevissimo e proprio per farvi capire che la tempistica è breve per quanto riguarda lo 0,80% al massimo e poi andare a scendere. Andiamo a vedere nello specifico tutti quelli che sono i dati, volendo aggiungendo anche questi 5 minuti. Come dicevamo, i vari step, aggiungendo casomai anche i vari 5 minuti che abbiamo raccolto. Lo 0,16% come dicevamo in 5 minuti, siamo arrivati poi al 52% in 17 minuti, quindi 0,52% in 17 minuti, al 67% l'abbiamo raggiunto in 23 minuti, l'81% in mezz'ora, il 90% in 36 minuti, il 98% in 45 minuti, il 100% in 49 minuti. Questo davvero per farvi capire, dall'81 al 90% ci abbiamo messo 6 minuti, dal 90 al 98% ci abbiamo messo 9 minuti e dal 98 al 100 altri 4 minuti. Questo ragazzi per farvi capire che non è assolutamente importante arrivare al 100%, io consiglio al massimo un 90%, una mezz'oretta se siete proprio a zero, se no come abbiamo visto in 25-26 minuti voi siete tornati al 90%. Talvolta mi domandate, ma con l'open course elettrica quanti chilometri si fanno, l'autonomia XY? Beh, dipende tanto dalla tipologia di strada. Come abbiamo visto in un vecchio video in cui abbiamo controllato anche quelle l'autonomia, osti e quant'altro, per quanto riguarda davvero la vita di ogni giorno del sottoscritto, io supero abbondantemente 300 km di autonomia. Io più o meno sarò sui 360 km con un pieno e come vi dicevo non è che vado mai a fare, ma 3 giorni completi li faccio e poi vado a caricare e sono al 16%, al 19%, al 25%, dipende un po' la giornata, il piede e quant'altro. Comunque 3 giorni pieni sono quasi 100 km al giorno, ce li faccio, da aggiungere poi un tot per arrivare poi allo 0%, e io sconsiglio a prescindere.
poi naturalmente d'inverno si va a scendere, saremo sui 300 km, 310, perché comunque sia la vettura è più fredda, la batteria è più fredda, il riscaldamento, insomma, poi in inverno andiamo a consumare di più. Per quanto riguarda l'autostrada, io non sono un grande diciamo acceleratore, per capirsi, io vado tra i 110 e i 120 km orari. Devo dire, nello step che dicevamo poc'anzi, per arrivare al massimo al 90%, io comunque i 200 km ce li faccio per arrivare poi allo step successivo. Questo assolutamente, io non pieno in autostrada, dovessi andare a 130 orari, non sono proprio il tipo, sui 230, 220, 230 km, con un pieno, però pieno inteso proprio come 100%, riesco a farli. Per le tempistiche cosa vi consiglio di fare? Come dicevamo, 80-90%, stanno mettendo sempre di più quelle che sono le colonnine in autostrada. Voi ragazzi, davvero, per esperienza personale, mi è capitato assolutamente, voi prendete, scendete, caricate la vettura in autostrada, tempo di arrivare all'interno di quello che è l'autogrill, andare in bagno, lavarsi le mani, magari prendere un caffè, voi uscite fuori e siete ben oltre l'80%, ma ben oltre davvero, assolutamente. E come dicevo, sempre di più in autostrada stanno arrivando quelle che sono le colonnine. Tempo di andare in bagno e prendere una sciocchezzuola, o soprattutto se siete, meglio ancora, l'avete organizzata un minimo, proprio ci vuole un minimo, pranzo, cena, magari anche la voglia di prendere un caffè caldo, un cioccolato caldo, magari giornate di vedere un po' più fredde, e voi ragazzi non vi accorgete assolutamente di niente. E io ho assolutamente una vettura, un'utilitaria tranquilla, pagata sui 22.000 euro, più poi la vettura da dare in permuta, e poi abbiamo scalato da questo prezzo. Anche questo, ragazzi, magari metterò un linkettino per andare a vedere quelli che sono stati i costi sostenuti dal sottoscritto, perché poi io ci sto risparmiando con la ricarica, vabbè, domestica, uno potrebbe fare in altra maniera, con i vari offerte ci sono delle paspedie che tuttora regalano una ricarica ogni due, Enel XB Charge, ci hanno delle tariffe molto vantaggiose in abbonamento, comunque sia una soluzione, uno la trova. Io sto risparmiando sui 3.000 euro all'anno, 3.000 euro all'anno, e sono per le 2 anni che ho questa vettura, per dirvi che assolutamente non si torna indietro. L'ho pagata 22, sto già risparmiando sui 6.000 euro. Io ti ho la vettura termica, mi sarebbe già costata di più. E quindi ragazzi, prendete assolutamente in considerazione una vettura elettrica, prendetela senza ombra di dubbio, una vettura elettrica, guardate davvero il mondo più sostenibile anche economicamente, non vi fate cogliere di sorpresa da un costo leggermente più alto di alcune migliaia di euro. Assolutamente bisogna essere sinceri rispetto alla versione termica, ma tra che il bollo vi viene gratuito almeno per 5 anni, l'assicurazione vi viene scontata, la manutenzione è minima perché non si cambia neanche l'olio su questa vettura, è proprio minima, una volta avete cambiato quelli che sono i filtri altipolline e pochi altri, qui avete concluso, quindi anche lì è un bel risparmio. Aggiungete poi che per quanto riguarda davvero la trazione, quindi la corrente rispetto al carburante, non c'è assolutamente partita. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi dato un là anche per la scelta di una vettura elettrica, eventualmente l'ho percorsa e tanta roba, devo essere sincero, è un ottimo costo-beneficio, perché poi è una vettura che non costa tantissimo, aveva, almeno quando l'ho comprata io, anche bellissimi scontisti in concessionaria, ora non lo so, quindi da quel punto di vista io mi scuso perché non ne sono a conoscenza. Io ho firmato 3 anni fa, a dicembre sono 3 anni che ho firmato per dopo il corso elettrico, poi ci sono state delle traversie, ho concluso 2 anni, che non è tanto. Io però, come dicevo ragazzi, vi do ancora un salutone, un bacione, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e seguitemi sempre per avere quelle sono i là più giusti per le promozioni scontistiche, possibilità, vetture, recensioni, perché tra poco cominceremo anche quello del mondo recensivo. Ancora un bacione, alla prossima, ciao! Poi sarò particolare io. Tempo l'ho messo la vettura in carica. Rispondo 2 messaggi. Non c'è la vettura al 50%. Che spettacolo. Poi si spende 0. Pochissimo. Bellissimo. Grande percorso. Buonissima giornata a tutti.